Allora, Vesseli, un punto portato a casa anche con merito, ma forse, come diceva il vostro tecnico, per le occasioni create, per l'importanza delle occasioni create, potevate ambire a qualcosa in più o vi accontenta a questo punto? No, secondo me ha detto bene mister, con quelle occasioni che abbiamo avuto sicuramente si poteva prendere qualcosa in più, però non dimenticare che anche loro nel primo tempo hanno preso il palo, eccetera, quindi alla fine prendiamo questo punto con noi e guardiamo il bicchiere mezzo pieno, quindi un punto in più. Tu eri già ad Empoli lo scorso anno, però il resto della squadra è totalmente nuovo, allenatore nuovo, come vi state amalgamando? Ebbene, piano piano ci troviamo di più anche tra noi giocatori, anche il mister è cambiato, però tutti i giocatori sono cambiati. Ci vuole sicuramente un po' di tempo per trovarsi, avere gli automatismi veloci, però siamo sulla strada giusta. L'Empoli è sicuramente una delle squadre che punterà alla vittoria finale. Invece, cosa ti è parso del Crotone e che Serie B stai vedendo in questo inizio? Oh, Crotone è una buona squadra, poi. Secondo me è sempre una trasferta difficile per qualsiasi squadra che viene, è un ambiente caldo, c'è il pubblico che li sostiene, quindi è una squadra buona, visto della buona qualità, gli auguro il meglio sul campionato, sarà un campionato sicuramente difficile quest'anno perché ho visto tanti giocatori di qualità anche della Serie A che sono scesi in B e quindi ci aspettiamo un campionato di qualità importante. A me questa cosa piace, così ci possiamo sfidare con tutti e migliorare, che è la cosa più importante. Grazie. Sì, se guardiamo il secondo tempo, occasione di Moreo a porta vuota, quando il difensore ha fatto veramente un miracolo, e poi ultimo minuto, occasione di Lagumina. Possiamo dire che siamo vicino al vincere, ma anche Crotone ha fatto qualche occasione, quindi ci sta pareggio. Stessa domanda che ho fatto al tuo compagno, gruppo nuovo, allenatore nuovo, come si fa ad amalgamare appunto a trovare il giusto feeling con i nuovi compagni? Sì, certo, è un gruppo, possiamo dire, nuovo, dobbiamo giocare qualche partita in più per conoscere un po' di più, quindi è buono vedere che non giochiamo al nostro massimo, ma abbiamo 5 punti, quindi quando giochiamo un po' di più insieme, penso che arrivano vittorie dopo vittorie. 5 punti come il Crotone, cammino che può essere secondo te simile tra le due squadre? Sì, secondo me Crotone è una veramente bella squadra, quindi secondo me troviamo loro in strada per Serie A.